Ciao, sono Enzo, benvenuti in questo nuovo video. Oggi rispondo allo yamakista, che giuro mi vado a cercare cos'è, perché forse una professione, una qualche specializzazione, non so cosa sia, ma andrò a cercare. Mi scrivi comunque: buonasera Enzo, un'informazione: per fare delle foto in città, palazzi, strade eccetera, con obiettivo macro Canon 24 f2.8, secondo te un f4 o f5.6 va bene? Un paio di precisazioni, vabbè, intanto l'intro, poi vi dico il resto. Ok, ti rubo circa 30 secondi per ricordarti che ho finalmente aperto la mia scuola di fotografia online. Troverai tutta una serie di videocorsi, è tutto online, ma l'ho voluto anche rendere il più pratico possibile, per questo ho scelto di creare dei workshop che usciranno con cadenza mensile, nel quale ti porto con me virtualmente in diverse situazioni, per cui davvero fotografie sul campo, dove passiamo dalla fase di scatto alla fase di modifica, per cui attraverso Lightroom e Photoshop, tantissima roba, non te la sto qui a dire, però ti lascio il link qui sotto dove puoi trovare tutte le informazioni utili. Allora, la prima precisazione che volevo fare: io dubito che il Canon 24 mm 2.8 sia realmente un macro. È una terminologia che viene spesso utilizzata magari dalle case produttrici di obiettivi fotografici. Magari questa scritta macro ti fa venire più voglia di comprarlo, ma i veri obiettivi macro sono quelli che hanno un rapporto di 1:1. Adesso io non so di preciso che tipo di rapporto di ingrandimento abbia quindi questo 24 mm, però dubito che arrivi rapporto 1:1. Piccola precisazione così per arricchire un po' questo video. Seconda precisazione: mi fai questa domanda su un video dal corso base di fotografia, la versione gratuita, perché c'è anche il corso base che trovi all'interno di Photo Mastery School, quindi la mia scuola di fotografia online. Sto parlando troppo veloce. L'accesso è completamente gratuito, l'ho pensato come introduzione a quella che è la scuola di fotografia online. Là c'è molta più roba, però appunto ripeto, per chi parte da zero magari non sa ancora se iniziare o meno, vabbè, vi lascio il link sotto. Va, adesso comunque, rispondendo alla tua domanda, io direi che un f4 f5.6 su questo tipo di focale inizia a essere già abbastanza buono, diciamo forse un 5.6, perché poi ovviamente dipende sempre dal tipo di risultato che si vuole ottenere, però sicuramente anche se c'hai un 2.8 per fare questo genere di fotografia, che probabilmente si avvicina molto alla street photography se vogliamo, 2.8, salvo casi rari, secondo me ha poco senso utilizzarlo per questo tipo di fotografia. Mentre avendo comunque già una focale abbastanza corta, perché la profondità di campo va a variare poi anche in base a quella che è la lunghezza focale, 24 mm rientra ancora nella gamma dei grandangolari come obiettivo, anche se poi non so dove la utilizzi, se è una PSC o una full frame, ma immagino una PSC, in quel caso diventa circa un 35 mm, roba del genere, se è ancora insomma nell'ambito del grandangolare. E tra l'altro questo argomento si ricollega benissimo all'ultimo episodio del podcast che abbiamo fatto insieme a Marco Bisogni. Click and Cast lo trovate sempre sul mio sito, oppure anche su Spotify, su iTunes eccetera, nel quale parliamo proprio di obiettivi luminosi, quando conviene comprarli, quando no, perché in realtà vedi, in questo caso anche se tu avessi avuto magari un 1.4 per fare poi questo tipo di fotografia, secondo me raramente avresti utilizzato un diaframma così ampio, perché poi era tutto sfocato, per cui magari un soggetto a fuoco, sfondo sfocato, aveva senso, ma secondo me per questo tipo di fotografia tendenzialmente, se vai a chiudere anche un f8 f11, anzi spremi di più la lente perché ottieni più qualità, quindi vai sempre verso il centro del diaframma, nel senso se sei da 0.8 fino a f16, magari f8 dovrebbe essere all'incirca la metà, e lì riesci a ottenere proprio il massimo della qualità proprio dell'ottica. Avrai questa maggiore profondità di campo che, se la utilizzi bene, quindi vai a disporre bene gli elementi, devi avere anche un po' di culo perché insomma lì la composizione non è sempre statica, se ci sono persone che passano eccetera, però se riesci a gestirla bene, secondo me in questo genere di fotografia riesci anche a ottenere risultati migliori. Ok, allo sciamacchisti, io già ti avevo risposto anche così, insomma, scrivendoti qua, spero di averti dato ulteriori spunti. Per il resto, se avete domande, scrivete sotto nei commenti e ci vediamo nel prossimo video. Ciao.